Giornata del Mare 2023, Francesco Costa, vicepresidente della sezione Spezzina della Lega Navale Italiana. Due parole su questa organizzazione di questo evento, perché siamo ancora in fase embrionale. Sì, oggi si è svolta una delle prime riunioni organizzative con gli enti, con le associazioni. Lega Navale, sezione della Spezia, e come la Lega Navale e la sezione di Lecce sono sempre presenti in questa organizzazione. Prendiamo un testimone, ahimè, della dottoressa Talamoni, che era l'anima, il cuore e anche, diciamo, le gambe di questa manifestazione. Cercheremo ognuno di noi di fare quota parte, per la quota parte, il meglio possibile, e anche quest'anno siamo, diciamo, dentro la manifestazione, cercheremo appunto di ottimizzarla e di renderla ancora più fruibile a tutti i ragazzi. Qualche novità di questo evento? Probabilmente, anche grazie a Marina Militare, probabilmente avremo anche un laboratorio rispetto alla fruizione di Barchi a Vela, Alleanza 303 per ragazzi diversamente abili, e questa è una soddisfazione, anche perché questo era un progetto mio in prima persona e con Roberta Talamoni che abbiamo portato avanti, e è frutto di un accordo tra Marina Militare e Lega Navale Italiana. Quindi Lega Navale in pole position in questo evento, e non ci resta che aspettare il 14 di aprile. Sì, aspettiamo il 14 di aprile, sperando che, come l'anno scorso, sia i ragazzi che gli enti e le associazioni siano numerose, e confidiamo che sia una bella giornata anche quest'anno. Grazie. Grazie a voi.